In questo video vedremo una partita di Nakamura contro Giri, giocata ad Amsterdam, è un playoff, cioè dopo un match a tempo regolare il risultato è stato deciso da due partite blitz, lampo, in cui si è detto chiaramente che Nakamura era il favorito. Effettivamente Nakamura, che gioca su Play Chess, è una bomba a giocare lampo. E d'altra parte, qui era uno scontro, diciamo, tra la maturità e la giovinezza, perché Nakamura, 2007-29 di Elofide, aveva già 23 anni nel 2010, mentre Giri, 2006-72, quindi nemmeno raggiungeva i 2007 di Elofide, che schifo, però aveva 16 anni. Per un sedicenne avere un 2006 di Elo è veramente scandaloso, veramente pochissimo. Bene, penso che questo video adesso non lo vedrà più nessuno, perché sarete andati tutti a suicidarvi, e quindi sono rimasto solo. Ok, non me ne frega niente, lo registro lo stesso, è un video sul London System. Vediamo, D4, D5, alfiere G5, seconda mossa di Nakamura, e qui già c'è il primo quiz. Alzi la mano chi pensa che sono diventato matto. Perché questa non è il London System, questa mossa. Questo è il London System, è alfiere F4. Alfiere G5 si chiama pseudo Tromposki, perché la vera Tromposki è D4, cavallo F6, alfiere G5. Questa è la pseudo Tromposki. E allora niente, vedrete che poi con una trasposizione rientreremo nelle acque del London System. Ne approfitto però di questa mossa per farvi il primo quiz. Come rispondereste col nero a alfiere G5, vi do un po' di mosse candidate: C6, cavallo F6, cavallo D7 con l'idea di fare cavallo F6, C5 oppure H6. Bene, tra queste 5 mosse scegliete quella che ha giocato Giri. Vabbè, non c'è niente da pensare, quindi dovreste già saperlo, ognuno sa cosa risponde a questa apertura. Vediamo un po'. Giri ha giocato C6, vi dico subito che io ci metterei mossa dubbia su questa mossa, cioè nel senso che non è la più consistente, ecco. La migliore dovrebbe essere H6, questa è la mossa da punto esclamativo, solo che a questo punto devo dare un po' di spiegazioni, cioè come faccio a fare queste affermazioni strambe. Allora, vediamo qual è l'idea di alfiere G5, e lo vediamo innanzitutto con la risposta a cavallo F6. Alfiere per F6. Questa è l'idea fondamentale della Tromposki e della pseudo Tromposki. Il nero può catturare o con G per F, questa mi piace molto, è un'idea molto interessante, però mi rendo conto che non a tutti piace giocare con una debolezza strutturale cronica, cioè col pedone H7 isolato e con l'arrocco indebolito. E quindi la maggior parte dei giocatori di scacchi scelgono E per F6, un modo classico di sviluppo. L'alfiere F8, l'alfiere caposcuro va in D6, non so, faccio un esempio, E3, tipico, siccome il bianco ha ceduto l'alfiere caposcuro, mette tutti i pedoni su casa scura. Alfiere D6, puntato contro il presumibile arrocco corto del bianco. C4, prima o poi la deve giocare, D per C, alfiere per C4, C6, cavallo C3, arrocco, cavallo GE2, F5, seguita da cavallo D7, F6, G4. In parole povere, il nero è pronto a fare un bel sacrificio in H2. Oppure anche donna H4. Altro piano, molto tipico, è quello di giocare donna E7, seguita da torre E8 e alfiere E6. Questi piani sono talmente standardizzati, d'altra parte è uno sviluppo classico del nero, che si è trovato, spesso e volentieri, il nero si è trovato bene, benissimo contro questa apertura. E allora il bianco ha ideato un'idea differente. G3, il fianchetto. Sempre con l'idea di proseguire con E3. Però, per fare poi alfiere G2, cavallo E2, cavallo D2, mette i due cavalli vicini in D2 e 2 e poi spinge in C4. Tutti i pedoni su casa scura limitano fortemente l'alfiere campo scuro del nero, che è il principale squilibrio presente nella posizione.
Bene, ecco perché, insomma, in parole povere, Cavalle F6 non viene più considerata, diciamo, la migliore dal punto di vista del nero, ma la migliore viene considerata H6. Perché? Allora, dove può andare l'alfiere? O in H4 o in F4. Se va in H4, l'alfiere è indifeso. Cosa vuol dire? È vero, conserva l'inchiodatura sul pedone E7, però il nero se ne libera facilmente. Ad esempio, C6, E3, donna B6, minaccia il pedone B2, lasciato debole dalla prematura uscita dell'alfiere, lo deve difendere il bianco, o con donna C1 o con B3, no, non cambia niente, perché in ogni caso il nero risponde con E5, visto che quel pedone E7 non è più inchiodato, e il nero sta benissimo. Ha un centro pedonale fantastico, questo duo pedonale. Ovviamente il bianco non può catturare per scacco doppio al re e alfiere, ecco perché dicevo l'alfiere è indifeso. E allora dopo H6 il bianco è costretto a giocare alfiere F4, rientrando nel London System. Cavallo F6, poi prosegue con C5, donna B6, vabbè, ma questo è tutto un altro discorso. Bene. Quindi, assodato che dopo alfiere G5 la migliore era H6, vediamo un po' la partita. La partita invece Giri ha giocato C6, che ripeto, non è la più coerente, la più consistente, la più forzante. E3, standard, questa mossa, sia nel London System che nella Trompowski, che nella pseudo Trompowski, che è quella che stiamo vedendo per ora. H6, come vi ho già detto, alfiere F4 è forzata, perché se fa alfiere H4, ripeto quel giochetto di prima, no? B3, E5, e non si può catturare per donna B4 scacco, quindi è inutile che ripetiamo il trucchetto, ora me l'abbiamo imparato. Quindi alfiere F4, benissimo, siamo alla quarta mossa, siamo in un London System leggermente differente da quello dei video presenti nel mio sito, perché c'è H6, un'aggiunta in più. È un problema per il nero? Ma io penso proprio di no. Anzi, il nero in partita ha cercato proprio di sfruttare quella mossa. Vedremo tra un po' come. Anzi, la vediamo subito. Secondo quiz per voi. Cosa deve giocare il nero ora? Tre mosse candidate vi offro. Alfiere F5, C5 oppure donna B6. Vi consiglio di fermare il video, pensarci un po' e poi scegliere. Giri ha giocato alfiere F5. Su questa mossa io direi che una mossa dubbia va proprio messa, perché la mossa giusta, coerente, consistente è donna B6. Il bianco deve difendere quel pedone B2. Questa è la principale conseguenza negativa della uscita prematura dell'alfiere. Ve lo ricordate il buon dottor Tarrasch? Prima i cavalli e poi gli alfieri. E un motivo ce l'aveva, no? Adesso il bianco deve perdere un tempo, o donna C1 oppure B3, creandosi una certa debolezza delle case scure sul lato di donna. Non è che sia estremamente significativo, ma questa è la mossa secondo i principi degli scacchi. Alfiere F5. Anche alfiere F5 in realtà risponde a un principio. Quale? Ora lo vedremo subito. Il bianco ha proseguito con C4. Perché C4? Non ha senso giocare C3, tipico London System, perché non ha senso difendere il pedone D4 che non è attaccato da nessuno. Se il nero avesse giocato C5 premendo sul pedone D4, allora C3 aveva la sua logica, ma C4 è la risposta standard contro il setup slavo che ha adottato il nero, cioè C6 e alfiere F5. Ogni volta che vediamo C6 e alfiere F5, questa è come una bandiera rossa sventolata davanti ai nostri occhi. Dobbiamo giocare C4 seguita da donna B3, che vedremo tra poco. Il nero ha proseguito con E6. Ecco l'idea del nero. Sfrutto il fatto di aver spinto il pedone in H6. Tutto sommato è come se avessi aperto la porta di un garage, no? E in quel garage io adesso ci parcheggio l'alfiere. Quando il bianco me lo attaccherà, io posso tornare in H7. Nel frattempo ho messo tutti i pedoni su casa chiara, come una specie di carocan, oppure una francese migliorata. Non ho l'alfiere cattivo. Ora, questa filosofia dell'alfiere cattivo, io ne parlo in tanti video, è una cretinata pazzesca, perché in realtà in apertura il problema dell'alfiere cattivo non esiste, è solo in
medio gioco inoltrato o in finale che esiste, ma in apertura, chi se ne frega della fine cattivo. Lo vediamo dimostrato proprio in questa partita. Il bianco ha proseguito con cavallo c3, cavallo f6, due mosse naturali di sviluppo, donna b3. Certo, mette in subito sotto attacco il pedone b7. Quello che avrebbe dovuto fare il nero poco fa, con donna b6, lo ha fatto adesso il bianco con donna b3. Ha sfruttato, cioè, il fatto che l'alfiere è vero che è fuori dalla catena, ma è anche vero che ha lasciato debole il pedone b7 e in generale tutto il lato di donna del nero. Il nero ha proseguito con donna b6, deve per forza coprire il, diciamo, difendere il pedone b7. Poteva difenderlo con donna c8, ma dopo torre c1, la torre è ai raggi x sulla stessa colonna della, della donna, quindi non è una buona idea. Ecco perché donna b3, donna b6, c5 minaccia la donna, il cambio è forzato, non ha case la donna, la casa c7 è controllata dall'alfiere, la casa a6 è controllata dall'altra alfiere, quindi non può lasciare indifeso il suo pedone b7, quindi cambio di donna e ci siamo. Questa posizione è offre al bianco un piano standard tipico del London System, tipico di 4C4 contro la Slava, tipico del sistema Colle, lo potete vedere pure nel sistema Colle. Vabbè, nel Colle l'unica differenza è che l'alfiere Camposcuro sta in C1 invece che in F4. Ma qui con l'alfiere in F4, diciamo, ma l'idea è uguale. E qual è l'idea? Spingere il pedone B3 in B4, B5 e poi cambiarlo col pedone C6. Poi, immediatamente dopo, in successione, spingere l'altro pedone B, quello B2, sempre in B4, B5 e cambiare anche lui col pedone C6. Alla fine di questi cambi, il bianco si sarà procurato un pedone libero, passato, protetto, protetto dal suo collega in D4, che è un vantaggio permanente. Io questa partita, questo schema l'avrò giocato centinaia di volte in partite lampo su internet e onestamente lo reputo proprio vincente quasi sempre. Dico quasi perché poi sbaglio molte volte, ma voglio dire, è fortissimo come piano. Ecco a voi il terzo quiz. Cosa deve rispondere il nero? Due mosse candidate. A6, ovvia l'idea, controllare la casa B5, oppure cavallo B7. Il nero ignora il piano del bianco. Direi di fermarsi un po' su questa mossa. Non vi buttate subito, riflettete e poi proseguite a vedere il video. A6 è stata giocata da Giri, ma ci possiamo mettere un bel punto interrogativo e tra un po' vedremo il motivo. Da un punto di vista teorico, attenzione, questa è novità teorica. Perché novità teorica? Guardate, io questa posizione l'ho giocata, ripeto, centinaia di volte e mi hanno giocato tante volte a 6, solo che le mie partite non fanno teoria. Io non sono nessuno, io ho tanta altra gente come me. La teoria è semplicemente il grande maestro che gioca la partita. E questa è l'atrocità della situazione. Quindi è uno schema conosciutissimo, ma in questa particolare situazione, con l'alfiere F4, con il pedone spinto in H6, e questa in realtà è la vera differenza, ecco perché è novità teorica, ma in realtà è semplicemente, se mettete la stessa posizione col pedone in H7, vedrete che questa partita è stata giocata tante, tante volte dagli scacchisti. Bene, e gli scacchisti sanno che la cosa migliore è cavallo BD7. Perché? Guardate, B4, ecco, dicevo, il piano standard, cavallo H5, minaccia l'alfiere. Dove va l'alfiere? Se lo difende, cioè se si sposta, mangia, adesso attenti, il bianco ha certe idee di forchetta, ha delle idee di forchetta, ma il nero semplicemente gioca G5 e il cavallo, diciamo, si ricicla tramite la casa G7.
anche se non fa F5, fa B5, mangia, di nuovo sempre G5, si attacca il pedone F4, si minaccia alfile G7 e mette sotto pressione il pedone D4, quindi il nero sta bene. Invece con A6, in partita, è proseguito con B4, il nero ha giocato cavallo H5, ora cavallo BD7 non funziona già più, perché ora segue B5 e minaccia il pedone A6, e attenzione, non può mangiare A per B5 perché la torre è inchiodata, il pedone è inchiodato sulla torre, dovrebbe mangiare, perché qui vedete c'è l'alfiere che preme su A6, l'alfiere è ovviamente la torre bianca, quindi che cosa può fare? C per B5? Cavallo per B5? Andiamo male, adesso, vabbè, l'idea B4-B5 c'è sempre, ma in più adesso il cavallo può andare in C7 con forchetta a torre e re, oppure anche semplicemente cavallo D6 scacco e il nero è costretto a dare l'alfiere, e, insomma, a lasciare la coppia di alfiere al bianco, insomma sta male il nero, sta male. Ecco perché Gili ha giocato cavallo H5. Questo piano, dicevo, se lo volete vedere, lo potete trovare anche nei video del London System. Lo trovate, per esempio, a colori invertiti. Apro una piccola parentesi. Nella partita, poi torniamo alla partita. Dopo D4, D5, alfile F4, il London System classico, per esempio abbiamo C5, E3, cavallo C6, C3, vediamo un pochettino, Dona B6, ecco, sto facendo lo stesso piano a colori invertiti. Vedete, adesso se il bianco cattura, ed è il nero che gioca quel piano che dicevo prima, B4, B5, B3, poi il secondo pedone, eccetera, eccetera. E allora non può farlo, e allora Dona C2, alfiere F5, manca il cavallo F6, e qui c'è tutta una... Ecco, donna per F5, donna per B2, donna per D5, donna per A1, ha perso la qualità il bianco, ma dopo donna B5 la donna rimane incastrata e il nero perde. Questa è la partita, vi dico il riferimento, è una partita di Gelfand. Ecco, questa è Gracev Gelfand del nero, Mosca 2008. Bene, se volete vedere questa, ci sono anche altre partite sempre sulla stessa idea, per esempio comunque è inutile che mi sto a perdere su questo. Torniamo alla partita. Io volevo semplicemente dirvi, insomma, che se volete maggiori informazioni potete trovarle nei video del London System. Bene, siamo arrivati a questo punto, quindi abbiamo detto che dopo Dcb4 il cavallo Bd7 non è buona, cavallo H5, alfiere C7. E qui Gili ha giocato cavallo D7. Ma la mia domanda è un'altra. Perché non ha giocato, cioè perché non è buona re D7? Cosa avreste giocato col bianco al posto di Nakamura in questa posizione? È una bella domanda, io direi di fermarvi un po' e analizzare. Fermate il video e poi guardate la soluzione. Vediamo un po'. Allora, re D7 non è buona per alfiere E5. Intendiamoci, forse qualcuno di voi ha pensato all'alfiere A5 con l'idea cavallo A4, B6, per esempio il RC8, cavallo A4, minaccia il doppio, ma purtroppo c'è cavallo D7 e non c'è più il doppio di cavallo. Quindi no, invece alfiere E5 provoca F6. E perché è buona? Perché vuole provocare F6? Vediamo, F6. Mangia in B8, torre per B8, alfiere 2, cavallo in presa, attento il cavallo, non ha case,
e quindi deve difenderlo. Forchetta, simpaticissimo questo trucchetto, veramente simpatico. Oltre a fide 2, anche, anche con H3 era uguale, stesso trucchetto, H3 e G4, quindi o alfile 2 o ecco. Cioè, l'importante è giocare alfile 5 con l'intento di provocare la spinta in F6. Una volta fatto F6, allora l'alfiere viene cambiato sul cavallo e a quel punto c'è questa disposizione spiacevole, il cavallo fuori gioco senza case di fuga per tornare indietro. Ecco perché dopo alfiere C7 giri correttamente ha giocato cavallo D7. Bene, continuiamo la partita. Nakamura ha proseguito col suo piano B5. Ecco, come dicevo, il nero sta già male, C per B, cavallo per B5, torre C8, scacco al re, ha dovuto lasciare la coppia degli alfieri, cavallo HF6, è ritornato indietro col cavallo, F3, toglie ogni possibilità di movimento, taglia l'erba davanti al cavallo nero, quel duo pedonale controlla quindi tutte quelle case centrali, il bianco sta veramente bene, 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 cavallo B8 cerca di riciclare, qui il bianco avrebbe dovuto proseguire correttamente con B4, come dicevo prima, il piano è quello, prima spingere il primo pedone e poi spingere il secondo pedone, Nakamura invece non lo ha fatto cavallo E2, ha pensato, vabbè, sviluppo un po' i pezzi, ma questa è un po' lentina, re D7, cavallo C3, ha pensato, prima tiro fuori il cavallo e poi ci penso, vabbè, insomma, no. Cavallo E8, minaccia l'alfiere, l'alfiere retrocede, cavallo C6, adesso Nakamura si è reso conto che ha perso un po' troppo i tempi, adesso non può fare più B4, non può spingere più, e vabbè, cavallo A4, minaccia il doppio, la forchetta, il re si è spostato, re D2, sarebbe stata buona anche G4, ma comunque re D2, F6, G4, l'ha fatta, sto andando un po' avanti perché voglio arrivare alla posizione di un altro quiz, a fine G6, il re C3, ecco, si sta preparando, finalmente sta preparando lentamente l'idea del B4, B5, solo che adesso ha perso un po' di efficacia, E5, il nero reagisce al centro, sposta l'alfiere, cavallo C7, H4, torre D8, il bianco si è un po' perso, come avete visto, cioè, ecco, vedete, non ha più proseguito col piano, quello di spingere in B, e si è perso, cioè non si è più accocchiato, proprio detto alla barese maniera. Ora, per esempio, forse era meglio cavallo B6, ma il mudo invece ha fatto Nakamura F4. Questa mossa, che apparentemente aggressiva, in realtà è un errore, perché ha lasciato la casa E4 debole. Alfiere E4, infatti, minaccia la torre, sposta la torre, scacco, costretto a mangiare, scacco, maledizione, ma guarda un po', che sorta di controgioco ha lasciato, adesso è attaccato il pedone con i due cavalli, e che controgioco che ha dato al nero, deve toglierlo di mezzo, mangia, questa, scacco, re B3, purtroppo scacco, ma guardate un po', tutto per colpa di F4, proprio una cosa incredibile, re per B4, altro quiz per voi. Cosa giocheresti ora col nero? Hai due possibilità, scacco o scacco? Ferma il video, guarda bene, guarda bene, e decidi, perché sembra incredibile, ma il nero proprio a questo punto mi ha fatto, cioè dopo aver ribaltato la situazione della partita, mi ha fatto l'errore decisivo. Proseguo, andiamo a vederlo. L'errore decisivo è cavallo C2 scacco. Lo so, dici, ma accidenti, è una forchetta, cavallo e torre, ma è sbagliata. Cavallo C6 era molto meglio. Cavallo ci si scacco. Vediamo la partita come è andata. Scacco, quindi dicevo, mangia, forzata, non è che può fare altro, mangia, torre A7,
È vero, il bianco ha la qualità di meno, però improvvisamente i pezzi del nero sono scoordinati. Non dimentichiamoci che questa torre è rimasta ancora a casa. F5, per esempio, se fa torre B8 a difendere il pedone, F5, la torre si deve spostare. Il bianco quindi farà torre per B7 scacco. E il re dove deve andare? Tutte le case, attento, sono tutte controllate. Deve andare sulla ottava traversa, mettendosi in mezzo alle proprie torri. La situazione è catastrofica. La coordinazione di torre, cavallo e alfiere è formidabile. Improvvisamente il nero se ne è reso conto, purtroppo. Quindi dopo torre a 7 ha fatto F5 per impedire l'F5, scacco, e ha dovuto cedere questo pedone, solo che adesso il bianco ha un pedone passato. Re 6, re C3, giusta questa mossa, perché re C3? Minaccia l'alfiere, deve spostarlo, re D4, bravo Nakamura, subito sangue freddo, blocca il pedone libero del nero, adesso questo pedone non può avanzare più, e adesso ha mani libere per il proprio pedone. F per G4, chi se ne frega di quel pedone? B4, il bianco ha due pedoni connessi, liberi, torre H8, C6, re D6, C7, e in questa posizione è caduta la bandierina del nero, ma comunque non sarebbe cambiato molto. Dopo C7, l'unica, la migliore, i due giocatori hanno convenuto, era re C6, mangia, torre F7, è stesso problema, cioè il bianco ha l'altro pedone F libero, e il nero avrebbe dovuto forse dare l'alfiere su quel pedone, quindi avrebbe vinto ugualmente, insomma, cioè la posizione è vinta. Bene, quindi una partita interessante dal punto di vista teorico, perché abbiamo discusso un po' della Tromposki inizialmente, abbiamo discusso del setup slavo che ha fatto il nero, abbiamo discusso del London System di C4 donna B3, abbiamo visto il piano principale teorico del bianco, cioè che è quello di spingere B4, B5 e così via, solo che purtroppo poi il bianco si è un po' perso, non ha giocato a questo punto, non ha giocato B4, non ha proseguito col piano standard, ma ha giocato queste perdite di tempo, cavallo 2, cavallo C3, ha pensato a sviluppare i pezzi, purtroppo sviluppo, tutte queste belle parole che impariamo sui libri, poi quando giochiamo le partite reali ci rendiamo conto che hanno un valore relativo, anche perché qui sono state cambiate le donne, quindi anche se entrambi i re sono al centro, ha poco significato. E poi, dopo qualche varie mosse deboli, ma in particolare F4, dopo questo grave errore, ha consentito al nero un controgioco fortissimo, purtroppo un tatticismo. Cavallo C2 scacco, che a prima vista sembra vincente, guadagno la qualità, ma purtroppo solo un attimo dopo il nero si è reso conto che i tre pezzi del bianco coordinati valevano molto di più delle sue due torri. Una partita, insomma, molto bella, secondo me.